Come vedete, il Ticino è iniziato ad uscire in strada. Stiamo facendo un sopralluogo con la Protezione Civile per controllare la situazione anche nella zona più bassa della via. Purtroppo ci ricadiamo continuamente. Negli ultimi anni assolutamente, perché negli ultimi anni quasi sempre lambisce la strada. Ormai forse la politica fluviale è stata concepita in modi diversi, le piene ci sono sempre state per l'amor del cielo, però per noi residenti diventa sempre un grosso problema da gestire. Segno bianco che si vede su quel sì. Muro, la parte alta è il livello della piena del 2000. Siete arrivati al primo piano? Sì, assolutamente. E lei a che altezza abita di Borgobasso? Al Penopolo Stel Previ. Com'è la situazione lì? La situazione è critica. Però è una situazione conosciuta ed è una situazione a cui purtroppo chi dovrebbe pensare non fa niente, perché qualcuno dovrebbe rispondermi qual è il problema, a cercare di laminare il Po ed evitare queste piene che sono per noi principalmente problemi di Po. Avete fatto qualcosa, portato via dei mobili? Sì, abbiamo dovuto portare via e dal 1994 è l'ottava piena che facciamo, quindi abbiamo piene le palle. Okay. Che altezza qua, guarda, subito all'inizio. E c'è preoccupazione come ogni volta? C'è preoccupazione perché non sai bene come finirà, nel senso che non sei ancora in grado di stabilire bene quale sarà il gradiente di crescita del fiume, insomma. Anche qualche polemica, si potrebbe evitare questa situazione? Io non sono in grado di darle una risposta di questo genere qui. Complessivamente la situazione, seppur sotto controllo dal punto di vista dell'emergenza, è notevolmente complicata. Così come alcune situazioni di frane e di dissesto idrogeologico che si sono sviluppate oggi e nei giorni scorsi in Oltre Po. Anche queste subito monitorate, subito le nostre squadre sia di Protezione Civile che di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine sono intervenute per riportare un minimo di agibilità e quindi di sollievo alle popolazioni investite da questo fenomeno. Adesso non rimane che valutare la situazione